Konnichiwa a tutti, io sono Banali87 e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi si torna alla Jungle Challenge e come potete vedere siamo già davanti al sentiero per il tempio, o meno un parte del sentiero in tempio. Visto che è autunno con caldo e pioggia, vabbè, questi due poveri sono vestiti già da inverno e soprattutto ci siamo portati dietro, no tu. Ci siamo portati dietro il nostro caro Mango, perché sinceramente io, oh che carina, di abbraccia, di lasciarlo a casa zozzona, non me la sentivo, cioè lasciarlo a casa nell'otto loro faceva veramente pietà. Lasciarlo qui, allora, poteva magari andare, ma volevo proprio vedere come sarebbe andata la cosa con portarci dietro anche il piccolo Mango. Ora, come potete vedere, stranamente mando avanti Hunter anziché Ace, ma perché, dato che Hunter l'ultima volta che è andato al tempio, permettetemi una parola, ha avuto il culo di trovare, proprio culo, non fortuna, culo, di trovare la soluzione esatta di una trappola, volevo provare a mandare, volevo cambiare quindi con avanti lui Hazel dietro, che si occupa del nostro cagnolino, ma soprattutto osserva del nostro cagnolino e che si anche dedica all'archeologia, perché dov'è? No, qui, no, qui, no, pardon, ok, qui, come potete vedere, e io non mi ricordavo, ci manca solo più un reperto omiscano, un antico reperto omiscano, e una collezione su due l'abbiamo completata e io non me lo ricordavo proprio. I tesori omiscani siamo ovviamente in alto mare, perché come vedete ne abbiamo 4, ma siamo andati 3 volte al tempio, quindi direi che è anche ora di darci da fare, quindi velocizziamo. Dove? Fermo. Tu? Ma quale osservo? Ah sì, l'ombrello sì. No, devi venire qua a tenerli compagnia. Azzuffati. E noi torniamo dal nostro Hunter, che forse credo di averlo già detto giusto un paio di volte, ma mi mette l'ansia questa cosa di aspettare tutte le volte ai varchi. Ok, archeologo in difficoltà. Allora, Hunter si sta aprendo un varco nel fitto della giungla quando si imbatte in un'archeologa. Attenzione che tu adesso sei fidanzato con Desiree, quindi non ti tocca guardare le altre semmine. In difficoltà per aver fatto cadere la propria borsa nel sabbia mobile. Continua a camminare? No, tu sei un gentleman, quindi col cavolo che ti te ne vai. Allora, pesca, non mi ricordo, ma abbiamo 11 fiori di Guzmania tra te e tua sorella, quindi usa lo stereo del fiore di Guzmania per recuperare la borsa. Hunter ha un lampo di ispirazione, in realtà sono io, non tu, mio caro, ed estrai un grande fiore dalla propria borsa. Ne annoda lo stelo dalla tracolla e tira con tutta la forza che ha borsa e fiore, vola in aria, fiu! Manco fossero di petardi. Il fiore atterra in una pozza di fango, abbiamo perso, ma questo lo sappiamo, ma la borsa atterra accanto a Hunter completamente intatta. Che fortuna! L'archeologa è così grata da regalare ad Hunter un bel reperto. Sì? Che reperto? Reperti. No, quello è arrivato da Puck. Ah! Statua omiscana non autenticata. Sì, cosa vuoi fare? Primo. Sì, bravo. Vai qui insieme e portati dietro Mango, perché sennò siamo fregati, sì. Quel poverino. Un altro. La mamma mia. Ma dopo la prima battaglia persa mi sta diventando un grande guerriero. Allora, piedistallo misterioso. Nascosto nella giungla c'è quello che si direbbe un antico piedistallo di qualche genere. Sospetto. Su di esso un tesoro luccicante, chiaramente collocato lì come offerta. Fa tanto grotta dei desideri di Aladdin. Di fatto aspetta solo di essere preso e portato via da qualcuno. Allora, cultura salvadoregna. Se ricordo bene, anche Hunter l'ha massimizzata. Consumo al macete. Posso fare il gesto dell'ombrello al gioco, vero? Prendilo. Chiacchierando con la gente del posto, ma non era nel folto della giungla insieme a nessuno. Vabbè, in effetti Hunter aveva sentito parlare... Ah, ok, sono sbagliata io.
simili tesori nascosti nella giungla, richiamando alla mente il testo di un canto tradizionale mio. Avrei voluto sentirlo cantare. Prima o poi, quando torniamo dalla vacanza, mando te e tua sorella al karaoke, così mi scasso i timpani. Hunter compie una specifica sequenza di passi, ma non stavi cantando? Disattivando la trappola. Ora il tesoro è suo. Vuoi raggiungere il tempio? No, voglio stare qui. Andiamo al tempio! Mi è partito il mouse. Bene, siamo al tempio, sì. Siamo al tempio, sì. E tu mangiati un tramesino, se lo trovo. Ah, eccolo qui. Fermo. Tu cos'hai? Ah, anche tu. Tramezzaino. Oh, allora. Primo, fermo. Secondo. Allora. Ah, giusto. L'alberello che non ha un cavolo. Papà, no, c'è un cavolo qua. No, c'è un cavolo. Ok, possiamo goderci il tempio ora. Qui. Ok, tu scava. Qui. Zero. Quindi. Hunter caro, vieni qui e portati dietro Mango. Perché mica lo lasciamo in giro? No, forse no. E iniziamo. Quindi. Ma quale attiva? Esamina. Esamina. Tua sorella cuccherà la polvere d'ossa. Anzi, è lei che deve chiamare Mango, perché preferisco che stia lontano dalle trappole. Boh. Anzi, vediamo di. Eccolo qui. Di niente. Vediamo di farlo dopo. Di piazzare poi anche il tavolo archeologico, così lei si dà da fare. Dove sei? Oh! Scusatemi. Il primo cane nella storia che entra nel tempio. Meno male che non abbiamo portato anche Dakota, se no. La. No. Sì, malaccio, ma è venuta bene. Quindi. Ha capito che alcuni meccanismi non servono. Io ho paura di alcuni. Ok, uno su 1000 ce la fa. No, uno su 3. Ok. Dov'è andato? È affamato. Ah, fiu, mi è venuto male. Ah, chi è che ha la ciotola, tra parentesi? A lei. Sì. No, tu. Mi confondo sempre, ok. Oh mio Dio. Vabbè, intanto vai avanti, eppure. Hunter ha capito che se attivato il meccanismo aprirà l'ingresso. Ve l'ho detto io che questo è proprio. È proprio ciapette, ma ciapette. Ok, poi chiamalo da te, che è meglio. E tu no, tu vieni. Fai jogging fino a qui, ma poi devo proprio trovare la. Cavolo di ciotole, pure. Sono abbastanza sicura che sia lui che ce l'ha. Dov'è? Ciotolino. No. Fermo. Allora, o io sono cieca, probabile.
Pista da ballo, pesce. Ma dov'è? Cioè, io rimarrò qui 30 anni per la ciotola, sappiatelo. No. Allora. Ma giuro che... Giusto. Collocano lo scenario, ma... E... È autentica al reperto. No, ma giuro che... Esisteva. Dove vai tu? No, hai la... Bevi. Possiamo vendere le bollettazze, no? Su, dopo. Guardati intorno. Ah, guardati intorno. Su. Allora, attiva con insulta la pietra sgretolata. No, non volevo. E poi richiamalo che è meglio. Se no, tu? Ah, anche tu. Bevi. Hai illuso le difese? Sì, lo so. Ma quale? Vieni qui. Allora, dai un dolcetto. Dove vai? Vieni qui. Autentica al reperto. Questi due iniziano a sopportare. Fermi adesso. Ok. Dai un dolcetto. Dai un dolcetto. Al. E poi. E al? No, devo sapere se è al. Scusami, questa è Mandibula Barbossa. E Al? Dove è andato Al? E un altro dolcetto. Oh, un terzo. E le api. E tu non vai qui. Allora, metti nell'inventario. È autentica anche questo, poi. Finalmente andiamo giù. Scava. No, sì. Scava. E scava. E tu? Mandy. Beh. Oh, presentazione salvadoregna. Sì, esamina. Esamina. Ok, questa disposizione mi sembra di averla. Esamina. Già intravista da qualche parte, non? Oh. Allora,
Ma quale fa una branzina sugli abbai? No, no. Beh, ok, sugli ululati sì. Oh, azzuffati. E... ma sì, vai a fare una passeggiata breve. E bevi un'altra scossa. Quindi velocizziamo un attimo. Accidenti, nessuno, perfetto. E autentico. Aspetta, prima di farlo uscire. Raccogli tutto. Sì. Poi direi... bevi. Nessuno. E mangia. Aspetta. Un attimo. Voglio vedere se... No. Dov'è? Eccola qui. Scatto una foto con... Ah. Purtroppo non si può. Con... Di... Oddio, voglio proprio vederla poi la foto di Mandy. Se no se ne va. Ha capito che alcuni... No, ci sta mettendo troppo. Ops, eri tu. Metti l'inventario e poi sì. Fai uscire. Tu. Quindi, lui. Attiva. In colpa per i pericoli del tempio. Cioè. Vuoi davvero farmi credere che è colpa del... di questo? Comunque, ve lo dicevo io che Hunter ha fortuna. Esamina e basta. Ah no, non l'avevo notato. Esamina. Contenta tu. Qui non c'è altro da raccogliere. No, quindi direi che dopo scavi. Scusate. Cioè, io ve lo ripeto, Hunter ha capito che se attivato il meccanismo aprirà l'ingresso. Ve l'ho detto io che lui non ha il fattore fortuna, ha proprio il fattore C, ma C grosso. Ha un C enorme. Cioè è la prima volta che mi capita. Ah. Sì. Quindi... Allora. Fagiolo. Dov'è? Scossa. Avocado. Oh mio Dio, non abbiamo la cascata in bottiglia. Ah, ok. È cascata in bottiglia. Attiva con... Inserisce la mano nella fessura del glifo della punta della fresce. Glielo ho detto quello al fattore C. Ma C enorme. E un altro fagiolino. Spavento. No, ho sbagliato. Dov'è? Ah, è questo. Oh, pardon. Quindi esamina. E poi vediamo se c'è. Ah, eccolo qua, infatti. Metti nell'inventario.
Metti nell'inventario. E metti nell'inventario. E tu scava. Possibile? Solo questo. Bene, bene. Non ho mai provato il piedistallo io. Quindi? Cosa hai capito? Alcuni meccanismi non servono. Eh beh, ovvio. Con fiducia. Quindi, vabbè, grazie. Grazie tante, praticamente da su tre abbiamo capito qual è. Allora, fiducia. Allora, un attimo, io. Allora, vigorina. No. Felicina, no. Cerebrina, quindi dovrebbe. No. Cuoricina, no. Questo dovrebbe essere. Estrina. Il blocco dello scrittore non riesce a forma concreta. Non temere queste bacche. Un morso. L'ispirazione, aspetta. No, fiducia. Scherzina, no. Coraggina. Coraggina? Una sensazione di fiducia, sì. Coraggina. Attiva. Sali sulla lastra della fiducia. Hai pure Sion e chi se ne frega. Mango, 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 mango. Ah, meno male, meno male, meno male. Ma quanto è intelligente il mio cagnolino. Questa ci sta come foto, eh. E voilà. Antra ha ricevuto la benedizione degli antichi. La gioia che adesso lo pervade è contagiosa, ma tanto da poter essere trasmessa a tutti coloro con cui entra in contatto. Siamo arrivati alla fine. Col cavolo. Quindi, tu scava come se non ci fosse un domani. Tu finisci lì. E poi gli apri tu i tesori, mio caro. Ammasso di terra e tu scava. Cioè, guarda di nuovo. Aspetta, quanti piani sono? Me ne sono di me. Due piani? Gì, ma perché due piani? Io volevo tre piani. Cattivi. Cattivi, però devo dire che davvero Antera mi ha davvero stupito. Lui è più portato per le trappole della sorella. E questa cosa mi dispiace un casino. Sai, finito Hazel. Oh, una reliquia. Livello 9, bravissima. Siete praticamente sfatti, ma amen. Andiamo. Una reliquia. Non abbiamo finito. Non credo che l'abbiamo finita la collection, vero? No, persi. Ah sì, infatti. Velocizziamo, che è meglio. Peccato, io avrei voluto davvero tanto fare la foto con Mandy. Polvere d'ossa. Oh. Aspetta un attimo. Protezione animali, fai uscire. Dopo. E scossa. Sì, scossa adrenalina liquida. Poi da mangiare. L'ultimo tramezzino, ammasso di te. Sa. Su.
attaccati da sto coso allora. E dopo vieni qui. Ah. No, scava insieme, scava, appunto. Però io non ci posso credere che abbiamo già finito il tempio. Non ho controllato se prima. No. Vale solo questo allora come tesoro raro. Ma bevi o cosa? Oh. Apri. E apri. In costume, perché sì, costume da bagno. Cosa abbiamo trovato? Spendei! Ferma. Un reperto e dell'attrezzatura. Reperto. Forse quello. Voglio questa. Questa bella foto. E vai. Esplorazione del tempio completata. Ok. E ha guadagnato dei simol che ho di nuovo perso. Saranno 3000. Ha preso il tesoro, una reliquia e dell'attrezzatura. Sì, in effetti deve anche attrezzatura. Oh, la reliquia di Balam di Baal. Oh mio Dio, reliquia dell'osservatore di Baal d'oro. Scusate, quanto? Ah. Oh mio Dio. Quindi oh, no, poi trovo le cose. Ah, ho preso anche una rana, non me ne ero accorta. Però quanto è bella! Tu devi ancora finire qui, quindi. E poi abbiamo smarrito di nuovo il poverino mango. Su. Ah, volevi dormire? Ni. Raccogli tutto. Poi scusa, fertilizza. Oh, quasi. E ma che ci fa qua giù? Chiama da te che è meglio. Cosa? Ah. Scusatemi, Mango ha lasciato un ricordino, sì. Ma ah, fertilizza, brava. Sì, direi che con la bellissima immagine di Hazel che va a fertilizzare il cespuglio, possiamo anche chiudere qua l'episodio, perché tanto il tempio l'abbiamo esplorato e poi ho intenzione di praticamente di mandarli. Che schifo, no Hazel? No, no, che schifo Hazel, per l'amor di Dio, vieni qui. Ho appena Hunter ha finito, ho intenzione di mandarli a casa, così si ripigliano un po', e soprattutto lei dovrà autenticare un bel po' di reperti. Sì, appena è finito, ma e poi chiamalo anche da te. Ma fuori altro. Oh, pardon. Quindi, mentre io controllo ancora un attimo, direi che chiudiamo davvero qui. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, 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 ma soprattutto follow me now. Follow me now, follow me now. Yeah, 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 yeah. Ci riprendiamo, ci rivediamo, pardon, al prossimo episodio con Nichiwa.